Ciao ragazzuoli, è 4 volte che cerco di girare questo video. 3 volte mi hanno chiamato un amico, ma io devo pure uscire con mia zia, quindi è passata mia zia, preparati, fai veloce, veloce. Quindi è la quarta registrazione, speriamo che questa mi esce. Comunque, ciao a tutti ragazzuoli. Allora, cosa vi dico un po' il mio programma e poi iniziamo con il video vero e proprio. Qui come vedete erano le tillanze come che vi ho fatto vedere nel video scorso, questo metodo che avevo, che avevo inventato, diciamo, per appenderle, e vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere come si faceva, solo che non ho fatto in tempo. Poi uno dei prossimi, e sarà uno dei prossimi video che farò, un altro video che voglio fare è su come fare un cocodema. Infatti ieri, vedete, mi stanno disturbando, infatti ieri avevo comprato questa Phalaenopsis che però era disidratata. Era l'unica che avevano sfiorita, quindi l'ho reidratata e sto aspettando per poi farvi un cocodema. Se non sapete cos'è un cocodema, sono quelle piante che vivono in pale di sfagno. Se volete saperne di più, si scrive con la K, cocodema, cercate su internet. Poi vedete tutti i fili perché sto tenendo accesa la luce, sto riscaldando l'ambiente, umidificandolo. Allora, poi ho fatto dei cambiamenti, come vedete, ho tolto questo per far entrare più luce. Vabbè, ho pure pulito un po'. Comunque, vi voglio far vedere l'oggetto principale del video. Ciao! Ecco qui. Allora, adesso vi spiego un po' la sua storia. Nel frattempo vi faccio vedere delle piante. Allora, come sapete, io vado a karate a Roseto, quindi mezz'ora di macchina da dove abito io, ovvero a Pescara. Ci metto tempo ad arrivare a Roseto da Pescara. E cosa mi è successo? C'era una serra grandissima e ogni giorno io ci passavo e dicevo: bella sta serra, un giorno ci entro, giusto per vedere cosa vende, cosa c'ha. Vabbè, entro, questo l'altro ieri, e cosa succede? Entro e mi ritrovo davanti a un muro di cemento con una scala in mezzo e tutti addobbi di pianto. Ho detto: vabbè, non vende niente, me ne posso pure uscire, però per sfizio sono salito. Non giudicate mai un libro dalla copertina. Entro, voi non potete capire. Mi ritrovo sommerso dalle orchidee, ma erano Phalaenopsis. Fila tutto a posto. Poi mi ritrovo davanti un arco di quelli tutti ricoperti di fiori dove devi passare in mezzo. Uno in genere li copre di edera, di rose, no, di orchidee. C'erano licasti, licaste, dendrobium, epidendrum. Addirittura c'erano piante che io neanche conoscevo. Tra queste, oddio, mi si è spento il riscaldamento, devo mettere l'acqua. Vabbè, la metto dopo. Ops, intanto fammi spegnere, scusatemi. Ok, vabbè, entro in mondo. Tutte le orchidee immaginabili, cioè immaginabili. E quando arrivo ad un angolo dove c'erano pleioni, si ripetono queste orchidee che diciamo che non sembrano orchidee. La orchidea airone, se non la conoscete, è bellissima, ma già fiorita e tutto. Poi c'erano delle orchidee che sembravano, avete presente l'orchidea italica? Quella che chiamano anche uomo nudo, che nasce in Italia, che ha la forma appunto di una persona con una terza gamba. La terza gamba spero potete immaginare cosa sia. E vabbè. E comunque, tra tutte queste orchidee c'era anche il cirripetalum, ho deciso di prenderlo e mi piace assai. Questo qui, bianco l'ho preso perché c'era anche giallo e fucsia, ma bianco mi piaceva di più, poi aveva molte più foglie. Lo fa questa azienda qua, Garden Orchid, vabbè, cirripetalum, bellissimo, il prodotto è di alta qualità, si vede. Le foglie in genere di questa orchidea si strappano anche se le tocchi, invece queste qua sono anche abbastanza rigide. Bellissima, se la vedete un po' moscia perché l'ho tenuta in macchina un giorno e quindi con il calore si è potuta rovinare. Ma comunque è bellissima, vi consiglio di prenderla. Vengono tutte le piante, come si dice, il prezzo di vendita è di 28 euro per tutti questi generi qui di piante con il bul da bulbo e di orchidee con il bulbo invece dello pseudobulbo. Allora, penso di ritornarvi e di farci un video. Ritornerò martedì, penso se faccio in tempo vi faccio un video all'interno, il nostro primo vlog, chiamiamolo. Se poi vi piace il video, ve ne porterò altri e penso di comprare i bulbi di Pleione, che è sempre fatta da questa azienda qua. Se
Se li compro ancora non erano fioriti, però non so se prendi il Formosano o le Lampedusa, poi decido. Comunque questo qui, se non mi sbaglio, non lo scrive, ma ho cercato su Google e secondo me è il Ciripegalo Lampedusa, non aspetta. E ve lo scriverò nei commenti. Comunque è molto bello, vi farò un videoclip, sì, un videoclip, vi farò un vlog e vi farò vedere. Proseguiamo un po' con il video, vi faccio vedere questi fiori. Vabbè, un po' corto questo video, vi volevo un po' più che altro raccontare. Lasciate like, lasciate like, non voglio vedere neanche un pollice in giù. Commentate, iscrivetevi al canale per prima cosa. Magari se avete altri amici orchidofili, mandategli il video. Spero di crescere. Spero che la qualità di video si stia alzando, spero, perché sto sempre usando il telefono. Però cerco di rimanere più fermo. Prima i miei video all'inizio me li sono riguardati, erano così. Questi erano i miei video iniziali. Adesso magari se riesco a tenere meglio la telecamera, la fotocamera. Non so, giudicate voi e poi scrivetemi nei commenti. Comunque spero che questa nuova posizione, questo nuovo orientamento per le orchidee che sto usando sia migliore. Spero che il video vi sia piaciuto. Ecco qua che figura che fa la mia orchidea. No, scusate, scherzavo, mi rimangio tutto quello che ho detto della qualità dei video. È bellissima. Bellissima, non vedo l'ora di girarvi il video all'interno. Se riesco a passarvi oggi perché esco con mia zia e anche a lei piacciono le piante, spero che la convinco a portarmi lì. Almeno vi riesco a girare il video, se no, amen. Se no, vediamo mercoledì o martedì. Ok, vi saluta la serra e vi saluto io. Ciao!